Eccoci, nuovo video. Allora, io ho già preparato la base e facciamo i fiorellini, le rose, quelle che si vedono ultimamente. Io avevo già fatto questo video. Purtroppo non so cosa è successo, ma si vedono tutti sfocati e allora tocca rifarlo. Allora, io ho fatto. Oh sì. Vediamo se ci sta. Dove vuole andare questo? Ho fatto questa base, l'ho fatta giallina, così la bufferiamo un attimo, così il nostro acrilico starà fermo senza problemi. Bene, questa tipo non vuole stare. Cambiamo il verso, vediamo se. Eccoci. Allora, io ho scelto, ecco, già che ci siamo, vi consiglio la tavoletta di vetro. Io è parecchio che la sto utilizzando ed è comodissima, più che le tavolozze, quelle di plastica, che rimangono sempre macchiate di colore, la piastrellina di vetro. Allora, io ho scelto questi due colori, questo per i fiori e questo per le foglie. Potete scegliere anche altri colori, non è importanza quello che è importante che sia uno chiaro e uno scuro, in modo da fare un po' di contrasto tra il sopra e il sotto. Allora, intanto facciamo la parte, la base dei fiori. Molto semplice. Allora, facciamo col Anzi, no, cambiamo, facciamo la base scura sotto, perché altrimenti col giallo non si vedrebbe. Allora, ecco, si devono fare. Adesso li faccio un po' più grandi, così almeno riusciamo a vedere. Quando li fate, però, ci vanno disposti in modo. Io vi faccio vedere adesso solo come si eseguono, poi voi li metterete. Si fanno dei cerchietti anche irregolari, non c'è bisogno che siano perfettamente. Ok, facciamo ancora uno. Mi lasciate asciugare giusto 30 secondi e poi con il colore più chiaro andiamo a fare quella che è il vero e proprio disegno, giusto? Che è una rosa stilizzata. Se non sapete come si fa, c'è un mio video precedente dove spiego come si fa. E all'interno di questi cerchietti che noi abbiamo fatto, dobbiamo andare a disporre la nostra rosina. I colori e le cose, le varianti che potete fare sono veramente molteplici. Ed è anche una decorazione molto facile e veloce da fare, che però è molto d'effetto perché non è la solita rosa, ha questa base che le dà un po' di profondità.
foglie sono molto semplici. Facciamo con nero, tic, e un goccino di bianco. Questi per chi vuole sapere, questi sono, questo è il bianco di Aglia, sono gli acrilici. Col nero andiamo a fare le foglioline. Sono proprio semplici, semplici da fare. Fate una righetta. Sono molto stilizzati questi decori. Foglioline. Adesso in teoria sarebbero da far asciugare un po', però noi adesso andiamo, ci andiamo diretti, altrimenti con il bianco andiamo all'interno della fogliolina e ci facciamo il trattino. Dare un po' di luce. Eccoci. Aspettiamo un attimo che asciughi. Quindi una volta asciugato, ho applicato il lucido, forse così si vede un po' meglio. Quindi andiamo in lampada. Catalizzare. Una volta fatto catalizzare bene e raffreddato, andiamo a sgrassare. E questo è il risultato delle nostre roselline. Spero che vi sia stato utile questo video e al prossimo. Ciao.